Prego. La ringrazio. Abbiamo già parlato a lungo in commissione, abbiamo potuto snocciolare diversi elementi. Tengo solo a mettere a verbale alcune considerazioni riguardo proprio alla scelta di portare avanti quest'opera che dal mio punto di vista si unisce alla scelta di votare l'accordo di programma Expo, alla scelta di consegnare il piano di governo del territorio. Tre decisioni e votazioni chiave che sono andati avanti nella stessa linea dell'amministrazione precedente. Questa, come altre battaglie, nella scorsa legislatura l'avreste combattuta da opposizione. Detto questo, ci siamo mossi tardi. Ho apprezzato l'intervento di Monguzzi, del consigliere Monguzzi. Sì, perché se sull'accordo di programma Expo c'era la scusa, dal nostro punto di vista, non sufficiente delle tempistiche, quindi per andare avanti in quella direzione, sottoscrivere lo stesso accordo di programma e poi la società Arexpo per i terreni, qui c'era il tempo per modificare le cose. Eppure va avanti lo stesso. Eppure va avanti lo stesso col project financing, eppure va avanti lo stesso con l'impatto finanziario sul nostro comune che abbiamo visto con la pubblicazione tardiva di quella tabella. Io vi ricordo che abbiamo fatto fatica e ci siamo dovuti indebitare per trovare i 220 milioni di euro dei nuovi treni ATM. Treni che teoricamente con una corretta gestione ci saremmo dovuti automaticamente ripagare col corretto utilizzo delle linee. E non ce l'abbiamo fatta, ci siamo dovuti indebitare per 220 milioni. Qui avremo ogni anno botte fino a 170 milioni di euro e voi non avete detto come li troverete. Quindi la prima cosa io tengo a mettere a verbale che la responsabilità di questa scelta è vostra. E li vedremo nei prossimi anni come questo graverà sul Comune di Milano. Questo insieme alle responsabilità di M5, perché si sommeranno. E il pacchetto insieme sul nostro bilancio sarà un qualcosa di mortale per il nostro bilancio. Ma allo stesso tempo, quindi mettiamo da parte il punto di vista del project financing e riprendiamo il punto di vista delle priorità, perché questo discorso è andato avanti senza mai affrontare il problema di cosa si sarebbe potuto fare con questo 3,4 miliardi di euro spalmati sui 30 anni sulla città, oppure ridimensionando anche molto quella cifra, pulendola del costo ovviamente parametrato alla moneta in futuro, sommandola alla gestione, cosa avremmo potuto fare con quei soldi sulla nostra città? Sicuramente cambiare la faccia. Eppure, tra le tante priorità, dalla manutenzione alle case popolari, la priorità va sempre alle grandi opere e questo non credo sia un caso in Italia. E in un modo o nell'altro vanno sempre avanti, destra, sinistra, vanno avanti. La metropolitana è una cosa ottima, il project financing o meno, boh, ve le direi. Detto questo, io chiedo informalmente all'assessore di poter avere a verbale adesso la cifra che non sono riuscito ad avere in commissione, del costo dell'opera. Quanto costa costruire l'opera al netto della gestione e dell'adeguamento alla moneta nei 30 anni? Io credo che sia importante uscire da qui con chi ha preso queste scelte, metta a verbale il costo previsto dell'opera, in modo poi da poter fare i conti tra 30 anni o magari anche prima di quanto realmente andremo a spendere. Questo per averlo. Glielo chiedo adesso se può dirlo a verbale. Solo il numero, i miliardi di euro. Certo, glielo Suo chiedo. intervento, poi in sede degli ordini del giorno, per esempio, per rispettare il nostro Certo, regolamento, ci diranno le tengo che venga cifre. messo a verbale, credo sia Certo. fondamentale. E ribadisco questo, cosa avremmo potuto fare con questi soldi? Sicuramente non sono io a dirlo, ma sarebbe stata una di quelle scelte su cui usare il referendum cittadino, su cui usare la partecipazione. Usiamo questi soldi per fare X,
o usiamo questi soldi per la metropolitana, consci del fatto che dovremo pagarla per ovviamente aggirare il patto di stabilità con botte di 100-170 milioni ogni anno per 30 anni. Quindi ribadisco, la responsabilità è vostra e pretendo adesso che a verbale sia registrata nel Consiglio Comunale la cifra al netto della gestione e dell'adeguamento monetario dell'opera prevista in relazione ai 3 miliardi e 4 previsti dal project financing. Grazie. Grazie consigliere.